Stiamo provando ad andare a prendere qualche cavedano qui nel Tevere. Qui siamo all'isola di Berina e certo, oltre a qualche cavedano speriamo che esca fuori anche qualcos'altro. Magari riusciamo a prendere qualche trota, qualche black bass. Insomma, poi il Tevere è famoso per avere una grossa varietà di pesci. Quindi ci dirigiamo verso la punta e proviamo a prendere qualcosa. Prepariamo l'attrezzatura. Allora, prepariamo l'attrezzatura. Come vedete ho messo un moschettone con girella, che è indispensabile nel momento in cui andiamo a usare esche artificiali tipo cucchiaino, che sono esche rotanti, che insomma permettono all'esca di muoversi in un certo modo. Questa è la nostra esca. E siamo pronti. Adesso si è alzata la temperatura, una corrente molto forte, il fiume è molto basso, però ecco, non è detto che insomma ci sia mangianza di pesci. Adesso stiamo usando dei rotanti, e speriamo bene. Niente, oggi è andata così, il Tevere è un fiume difficile. E oggi siamo finiti qui sul Tevere a pescare a spinning. Abbiamo provato a insediare qualche cavedano, qualche trota, qualche black bass usando varie esche artificiali, tra cui ondulanti, rotanti e anche qualche gomma. Oggi il Tevere non ci ha regalato nulla, nonostante è un fiume al quale io sono molto legato, anche perché è il fiume della mia città ed è un fiume veramente ricco di fauna ittica. Possiamo trovare veramente di tutto, scendendo più verso la foce possiamo trovare anche cefali, spigole, mentre invece salendo possiamo trovare lucci, sandre, e carpe, carassi, insomma c'è veramente un'alta qualità di pesce all'interno di questo fiume. Speriamo la prossima volta di tornare e di riuscire a prendere qualche bel cavedano.